Due scuole, due incompiute della Giunta Masci. Le parole sono del consigliere regionale del PD Antonio Blasioli. L'analisi del centro-sinistra a pochi giorni dalle vacanze estive ha per oggetto la scuola media Michetti di Via del Circuito e il plesso scolastico di Via Montesiella. Sarà una scuola che a maggio del 2021, con un finanziamento di 1.200.000 euro che aveva lasciato il centro-sinistra, doveva essere riqualificata. Maggio 2021 vengono affidati questi lavori, doveva terminare tutto in 8 mesi, è passato il triplo del tempo e ancora oggi si arriva a una rescissione formale che consente di incaricare una nuova ditta. La richiesta del centro-sinistra è dunque quella di accelerare l'eventuale riaffidamento dei lavori ad altra azienda e denuncia anche l'altra situazione, quella della scuola primaria San Giovanni Bosco, che a giugno del 2019 è stata dichiarata inagibile a seguito di alcuni studi sulla stabilità, giustamente, diciamo, perché la sicurezza viene prima di tutto, ma non si è trovato alcun fondo per continuare quei lavori. Tant'è vero che il Comune di Pescara ha partecipato ad un bando del Ministero per le scuole dell'infanzia. Su 1.500 domande è arrivato quasi alla fine di questa graduatoria e difficilmente riuscirà a ottenere questi fondi. Il cantiere della scuola media è tra l'altro accessibile con tutte le problematiche inerenti, dal discorso igienico-sanitario al pericolo che la struttura possa diventare rifugio per i senza fissa dimora. L'altro ieri, uscendo sul balcone a stendere i panni perché vivo solo, un topo più grande del gatto, e il gatto è scappato, si voleva avvicinare e ha fatto brutto, via. Un caso portato all'attenzione della Commissione Garanzia, che tornerà presto in Consiglio. Sperando che la Giunta non continui a prendersela con altri, perché la responsabilità è soltanto della Giunta, non è sicuramente colpa degli uffici che fanno il loro lavoro, ma la colpa è della scelta politica fatta, che ormai è chiaro, di voler chiudere queste due scuole, di voler fare altro e di volersi concentrare su altro consumo di suolo, ma questa è davvero una cosa che noi combatteremo fino alla fine. Il quartiere San Giuseppe ha bisogno di scuole, lamentano i residenti, che sono costretti a portare i figli altrove con tutti i disagi che si immaginano. Quindi scuola Michetti, San Giovanni Bosco, che rappresentavano dei punti di riferimento per questo quartiere, non ci sono più. I bambini sono costretti ad andare lontano, a prendere l'autobus, ad essere accompagnati tutti i giorni. Questo è gravissimo.